Sei il mio migliore amico. Non vuoi aiutarmi? Cioè, non dobbiamo fare sesso. Mi basta il tuo sperma. Credevo che avrei già avuto marito e figlia a quest'ora, ma non ho trovato il mio lui. Lo sfuggente lui. Tanti auguri. È ora di passare al piano di riserva. Ma sei fumata? Qui dice che lui ha i capelli rossi e le felidi. Credo che lei e il suo CRM1014 farete splendidi bambini. Non deve mica camminare così. Come? Ah, ok! Non lo puoi sapere. L'uomo giusto potrebbe essere dietro l'angolo. Taxi! Mi scusi, non l'ho vista. Mi ha visto e come? Lo vedrai ancora? Credo di sì. Ma e se sono incinta? Sei in anticipo. Gimita un minuto, facciamo da 3 a 5. Congratulazioni! Cavolo, ce l'hai fatta! Condono incinta a 3 volte la quantità di sangue che le circola nella vagina. Ecco perché riesco ad avere un orgasmo anche seduta in autobus. Ma sei già... Ho bisogno di dirti una cosa. Anch'io ho bisogno di dirti una cosa. Comincia tu. Ti amo. Non è la risposta che mi auguravo. Sono un po' incinta. Non credo che succeda così alla svelta. È stato prima che ti conoscessi. Oh, e tu non ne avevi idea? Io pensavo di uscirci per un anno o due, poi ci sposavamo e poi avevamo dei figli. Sei proprio sicuro di volerlo fare? Sì, sicurissimo. Facciamo un'ecografia. Per un attimo ho creduto che volesse mettere qualcosa orrendo. Sì. È normale, bello. Mi manca il mio sedere di una volta. Non è più proprio così, ma ancora si difende. È un gran bel sedere. È più di quello che ti aspettavi, più di quello che mi aspettavo io. Mamma, che cos'è? Piacere, sono un po' incinta. Il nostro parto non sarà Oddio. Così. Oddio. Per cominciare, fatti la ceretta.